Vent'anni fa, ma sembra ieri. Il 21 maggio del 91 la Fonola Caserta riscrive la propria storia entrando nell'elite del basket italiano. Tricolore a casa degli eterni rivali di Milano e quel sogno accarezzato già negli anni 80 diventa realtà. E lo scudetto dei casertani, della famiglia Maggiò, di Gentile, Esposito, Donadoni, Fazzi, di Franco Marcelletti, l'uomo dei sogni che ha reso possibile il miracolo bianconero. Nessuno però ad inizio stagione avrebbe scommesso sui futuri campioni. La campagna acquisti aveva infatti lasciato tutti esterrefatti, via Boselli, Polesello, Gluchkov e soprattutto Oscar, il giocatore più amato, l'avversario più temuto, mister 60 punti sacrificato per dare spazio a due americani semi sconosciuti, Tellis Frank, proveniente dai Miami Heat, e Charles Shackleford, dai Nets. Più spazio ai giovani del vivaio e pieni poteri agli scugnizzi Gentile ed Esposito. Tra i tifosi però regnava grande scetticismo. Caserta veniva da una semifinale persa contro Pesaro e l'addio a Orei non era stato digerito. Impossibile contrastare avversari come la Philips Milano di Mike D'Antoni, rinforzata dai vari Pittis, Riva, Alberti, Cosel McQueen e Jay Vincent. Eppure qualcosa di inimmaginabile stava per accadere. L'esordio al Palaverde non fu dei migliori. Dopo un buon primo tempo, avanti di 7, i nostri dovettero alzare bandiera bianca. L'impatto dei due colored non convinse del tutto e pur mandando 5 uomini in doppia cifra, Caserta si arrese 101-87. Vini del Negro e Massimo Jacopini dall'altra parte fecero pentole e coperchi e due punti andarono ai trevigiani. Il debutto casalingo sul neutro di Rieti per la squalifica del Palamaggiò fu invece più ostico del previsto. 97-96 contro l'Auxilium Torino grazie al trentello di Gentile e ai 13 rimbalzi di Frank. I 31 di Kopić e i 25 di Dawkins non bastarono per espugnare il parquet laziale. Bis una settimana più tardi a Reggio Calabria. Grande equilibrio in casa della Panasonic, ma le triple di Gentile, che alla fine scriverà 37 al referto, e la concretezza sotto canestro di Scheck permisero di espugnare il pentimele. Preziosissimo poi l'84-66 contro l'Aconor, che evidenziò i progressi della squadra. Shackleford conquistò anche gli scettici con 32 punti e 18 rimbalzi. Il quintetto di Ettore Messina fu spazzato via e la tradizione favorevole contro le V nere continuò. Quarta vittoria consecutiva il 17 ottobre contro la Filanto Forlì. Primo tempo di marca romagnola, poi alla fisicità degli americani si unì la verve realizzativa di Dell'Agnello e del solido Gentile. 113-98 nonostante i 65 punti in due di McAdoo e John Fox. Passaggio a vuoto nella trasferta di Trieste, prestazione sottotono, tiratori con le polveri bagnate mentre dall'altra parte punti ben distribuiti tra i vari Pilutti, Middleton e Gray. Immediato riscatto a fine ottobre nel derbissimo contro la Filodoro Napoli. Tifosi in delirio per il Signore degli Anelli che disintegrò Bleb infilando 31 punti e tirò giù a 25 rimbalzi. Gentile fece il resto mentre dall'altra parte il solito Gilardi predicava nel deserto. Il 4 novembre viene sfatato il tabù Pesaro. In via dei Partigiani, gran serata di Gentile, autore di 33 punti. Scheck carpionò altri 20 palloni e il 103-110 esaltò i ragazzi di Marcelletti. Il buon momento continuò con il 106-105 alla Philips Milano. Per gli addetti lavori i Meneghini partivano favoriti, ma alla lunga Frank e Scheck sotto i tabelloni, Dell'Agnello e Gentile in attacco, tennero botta a Riva, Pittis, Montecchi e Vincent. Decise la differenza ai rimbalzi e il calore del Palamaggiò. Terza sconfitta stagionale invece a Livorno, al cospetto di una Libertas guidata dai canestri di Fantozzi e Tenut e dai rimbalzi di Binion. 5 in doppia cifra non bastarono per tenere il passo della capolista Benetton, arrivato ormai a 9 vittorie di fila. Il 21 novembre toccò al Ranger Varese saggiare la condizione dei campani. Grande prova di Dell'Agnello, solito dominio di Shackleford sotto le plance, mentre Cecco Vescovi tenne a galli suoi fino all'ultimo minuto. Il calendario alla 12ª prevedeva la trasferta di Cantù. Pianella tradizionalmente ostico e anche in quell'occasione arrivò un KO. Frank e Scheck fecero pentole e coperchi con 49 punti e 31 rimbalzi in due, ma un super Pessino, autore di ben 39 punti, non diede scampo alla Fonola. Partita decisa a 20 secondi dalla fine sul 92-91, antisportivo e tecnico, e i due punti andarono alla Clear. In campionato intanto regnava un certo equilibrio, Treviso non era più imbattibile, Livorno e la stessa Cantù erano sulle tracce della capolista, e il 9 dicembre derby del sud contro il Messaggero. Spalti gremiti d'equilibrio fino alla fine, sontuosa prova di Enzino Esposito, concretezza sotto canestro per il solito Charles, mentre per Valerio Bianchini non bastarono 6 uomini in doppia.
secondo posto assicurato seppur in coabitazione con altre quattro formazioni. Nella penultima di andata arrivarono due punti facili sul parquet della Sidis Reggio Emilia, mostruosa prova dei bianconeri che tirarono con l'84% da tre, sfruttando alla perfezione il contropiede. L'ex Gluchekov e Joe Bryant non riuscirono ad arginare di pari ruolo e finì 81-105. La vetta della classifica sotto l'albero, il 94-83 alla Pallacanestro Firenze e la concomitante sconfitta della Benetton a Roma, spinse Caserta in testa. Contro i toscani equilibrio fino a metà ripresa, poi emersero i reali valori e pur avendo medie inferiori da due e perdendo il confronto sotto canestro, arrivarono due preziosissimi punti. Il giro di andata era in archivio. Sei formazioni in due punti con almeno quattro a potersi giocare lo scudetto. Brutta sorpresa invece a fine anno. La Benetton violò Castelmorrone 86-79 giocando decisamente meglio e potendo contare su un immarcabile del negro. L'alternanza dei risultati non convinceva la critica. Caserta rimaneva una buona squadra, ma nessuno avrebbe scommesso sulla conquista dello scettro a fine anno. In molti si dovettero ricredere. Il testa a testa con i trevigiani comunque continuò. Gentile guidò il blitz di Torino, 30 punti con 4 su 7 da 3 e 3 assist. I padroni di casa tirarono meglio da 2, ma i 33 e 30 punti rispettivamente di Dawkins e Kopiccichi non bastarono ad evitare la dodicesima sconfitta. La Panasonic il 13 gennaio del 91 non resse il confronto sotto canestro e si dovette arrendere 91-82. Solito grande shake, ma applausi anche per Michael Young e Tolotti. La Philips intanto sembrava rigenerata, secondo posto così come il Messaggero e la lotta per la leadership rimase serrata. Binelli e Sugar Richardson furono i principali artefici della sconfitta bianconera a Piazza Zarita che rimase così un tabù. Romagna indigesta a Rizzo e Soci perché il 27 gennaio la Filanto Forlì si impose 102-91, inutile le doppie doppie di Frank e Shackleford. Corradino Fumagalli e Meccadù ridiedero ossigeno a coach Bernardi. Pronto riscatto ad inizio febbraio, ottime medie realizzative e strapotere al rimbalzo respinsero l'assalto della Stefanel. Quando poi arrivò il pesante 91-65 nel tanto atteso e sentito derby di Napoli fu pronunciata la parola crisi. Caserta travolta da una squadra che non era neppure lontana parente di quella vista all'andata. Gli innesti di Wallace e Mike Mitchell furono decisivi, così come le triple di Massimo Sbaragli. Tre KO in quattro gare fecero così perdere contatto con la vetta. Il malcontento era palpabile, la Juve era discontinua, serviva un'iniezione di fiducia. Detto fatto, Scavolini cucinata a puntino a metà mese, sugli scudi Esposito, Gentile e il solito Charles. Sera taccia al tiro per i marchigiani a cui non servirono i 32 di Darwin Cook. I due punti restituirono momentaneamente il sorriso perché la settimana successiva ecco incappare nell'ennesima battuta d'arresto. La nuova capolista Philips è implacabile dei 6-25 e catturò qualche rimbalzo in più. Doppia doppia per Pittis e McQueen, finì 91-70 e la delusione fu enorme. Contro Livorno vittoria risicata, a fare la differenza il 9 su 14 da oltre l'arco e 21 rimbalzi di sua maestà Shackleford. A Masnago Ranger domati 89-101, Varese offrì il fianco al contropiede bianconero e fu tutto facile. Bella prova del capitano che sfiorò ancora i 30 punti, tra i Lombardi ok solo Anthony Buvi. Quando arrivò il terzo successo di fila, a spese della Claire Cantù, il periodo buio sembrava solo un ricordo. Gara non entusiasmante, ma i casertani spingono sull'acceleratore al momento giusto, risalendo così al secondo posto. A dir poco, beffardo, lo stop del Palaeuro alla terz'ultima. Gentile segnò il canestro del sorpasso a un secondo dalla fine, ma un tiro impossibile di Maurizio Ragazzi diede la vittoria ai capitolini che agganciarono proprio i cugini alle spalle di Milano. Bel duello tra Shackleford, autore di 42 punti e Premier, che ne mise 31. Record negativo di punti nell'ultima casalinga contro la Sidis, finì 50-48, percentuale non all'altezza, ma alla fine i due punti andarono alla vice capolista. La trasferta di Firenze alla vigilia sembrava una pura formalità, eppure il successo fu risicato. Toscani già retrocessi, ma in campo non sembrava. Anderson e Clarence Key, con l'uscita di scena del re dei rimbalzi, dominarono. Decisero i canestri di Nandogan e qualche buona giocata di Frank. Dopo 30 partite la classifica incoronò la Philips, Fonola subito dietro, poi Knorr, Roma e Treviso. Il 21 aprile al via i quarti di finale playoff. Avversario di turno la Scavolini, finalista la stagione precedente proprio a discapito dei bianconeri. La voglia di rivincita era forte, la Fonola, pur soffrendo specialmente nel primo tempo, partì col piede giusto. 85-76 e a fare la differenza furono i 29 rimbalzi del lungo di Kingston. Nulla da fare per la coppia dei Cook e tripudio sugli spalti. Il giovedì la prova dei futuri campioni non entusiasmò.
e il 59-36 dell'intervallo spianò la strada ai pesaresi, trascinati da Magnifico e Dei. Serataccia per tutti i bianconeri, appuntamento al Palamaggio per la Bella. Caserta non si lasciò sfuggire l'occasione di sfidare l'Acconor in semifinale, trionfando 107-91. Grande prova di Gentile Scheck, così come il 71% al tiro da due. Il resto degli incontri vide trionfare Milano, Roma e appunto Bologna, in sfide molto equilibrate e tutte a gara 3, rispettivamente contro Stefano del Trieste, Benetton Treviso e Clair Cantù. Le semifinali scattarono a fine aprile. A Pezza delle Noci si ripropose l'acceso duello con i Felsini, eliminati ai quarti un anno prima, in un finale molto convulso. L'avvio dei padroni di casa fu incoraggiante. I canestri del capitano e i rimbalzi catturati sembravano non dare scampo alle punnere. Poi nel secondo tempo Bonn e Richardson riportarono la contesa sul filo dell'equilibrio. Fu proprio una bomba di Sugar a mandare avanti i bolognesi a 27 secondi dalla sirena. Poi un gioco da tre punti di Nandogan mandò in estasi i tifosi. Portesani a tempo scaduto sbagliò i libri dell'overtime e Caserta andò in vantaggio nella serie. Pessimo avvio in gara 2. Trascinato da Brunamonti e i canestri da Eurobon, il quintetto di Messina raggiunse addirittura le 23 lunghezze di vantaggio sul 41-18, poi però le cose cambiarono. Esposito e qualche buon canestro di Shackleford ricucirono il gap e un contropiede di Gentile valse il sorpasso. A griffare alla vittoria virtuosina fu il solito Brunamonti. Caserta uscì sconfitta, ma non ridimensionata, lo dimostrò il 7 maggio quando rifilò un inequivocabile 91-76 agli avversari. Gran serata nel tiro pesante, qualche carambola in meno tirata giù, ma alla fine arrivò la terza finale scudetto in meno di 10 anni. Ad attendere i bianconeri c'era, neanche a dirlo, la Philips, ormai nemica storica. Le scarpette rosse erano considerate la bestia nera, avendo sconfitto nelle precedenti finali la Mobil Girgi. Ora il destino dava un'altra chance ai campani. Dunque prima contro seconda, nord contro sud, i giganti del basket italiano contro la terribile banda di Marcelletti. Si inizia l'11 maggio 91 e al Forum regna l'equilibrio. Padroni di casa superiori nel tiro dalla media e lunga distanza, più precisi e liberi. E stavolta McQueen vince, seppur di misura, il duello con il signore degli anelli. Finì 99-90, ma Caserta c'era. In diretta TV fonò la valanga, doppia doppia per Dell'Agnello e Scheck, Vincent e Riva salvarono l'onore biancorosso e appuntamento 4 giorni dopo in Lombardia. Partenza sprint dei locali con il 13-2 iniziale, Vincent e Riva trascinarono a Philips, ma con il passare dei minuti Caserta rientrò in gara, pur litigando con il canestro dalla lunga distanza. Scheck non al meglio e con problemi di falli, il KO maturò nei 5 minuti conclusivi. Per allungare la serie occorreva infliggere un'altra sconfitta alla pretendente tricolore e così fu. Un monumentale Dell'Agnello coadiuvato da Esposito spazzò via i pluriscudettati e finalmente si arrivò all'epilogo. L'avvio milanese fu simile a quello di gara 3. I canestri di Rive e Vincent diedero 2 punti di vantaggio ai padroni di casa. La Fonola non si scompose e iniziò a recuperare, chiudendo addirittura in vantaggio di 4 lunghezze il primo tempo. I casertani presenti al Forum però non avrebbero immaginato che in meno di un'ora sarebbe stata scritta una pagina indelebile nella storia del basket italiano. Nel momento topico Esposito è costretto a uscire per infortunio, un contatto con McQueen gli costa il ginocchio. La gara viaggiava così sul filo dell'equilibrio, Milano approfittò di un momento di sbandamento e provò a scappare. Qui però emerse il carattere e il cuore di un gruppo abituato a non mollare. Frank, Scheck, Dell'Agnello e soprattutto Gentile. Canestro dopo canestro, la Fonola accumulò un bel vantaggio. Quando poi il capitano andò a canestro, subendo anche fallo, si capì che il sogno stava per diventare realtà. Milano sconfitta, la Juve Caserta campione d'Italia. Sul parquet si riversarono centinaia di casertani che non riuscirono a credere i propri occhi. Esposito vinse il dolore e fece festa con i compagni. Dell'Agnello si lasciò andare a un pianto liberatorio. Il tempo di raccogliere tutte le cose e salire sul volo per far ritorno a Caserta, dove un'intera città attendeva gli eroi bianconeri. Caserta non dimenticherà mai tutte quelle emozioni, così come sarà per sempre riconoscente a chi ha permesso di realizzare un sogno neanche lontanamente immaginato.